Ehi là, buongiorno a tutti. Cari amici dei fatti di SEO, oggi è giovedì e ci apprestiamo a vivere il fine settimana più normale di tutti. Forse per alcuni meritato, giacché questo primo scorcio di settembre mostra tutta la frizzantezza, tutta l'aria che c'è di cambiamento, tutta la voglia di fare che c'è da parte di persone, pur in un periodo, come faceva notare Fabio, di attenzione agli investimenti, perché sembra che ci sia anche una contrazione, generale del mercato per gli investimenti digital, che comunque vanno avanti. Buon settembre a tutti! E per chi è arrivato a questo primo giovedì del capodanno lavorativo, con la lingua di fuori, la mia vicinanza, la mia solidarietà, la mia compartecipazione, perché io compartecipo. Allora, oggi vi parlo di un evento al quale parteciperò qua dietro, ad Ariano Irpino, il 20 settembre nel pomeriggio, Castello Normanno, per una manifestazione che si chiamerà Digital Roots. Il mio amico Cristian De Miranda mi ha scritto qualche giorno fa per invitarmi. E che facevo? Dicevo di no, ma neanche per idea. Perché uno può essere orso quanto vuoi tu, ma Ariano Irpino è a un quarto d'ora da casa mia. Che fai? Non vai. Ma soprattutto colgo l'occasione, intanto per andare a cercare su Google Digital Roots Ariano Irpino, se siete da queste parti, ma anche se non siete da queste parti, perché andate a vedere i relatori che ci sono. Non è la sagra della porchetta, insomma, è una cosa interessante. E si parla di come sviluppare la visibilità, no, di attività digital per aziende e professionisti delocalizzati, decentrati in realtà. Il fenomeno della delocalizzazione. E io quando ho sentito questa cosa ho pensato inevitabilmente a quella previsione che feci, ma sempre i cani, che feci circa un decennio fa, la previsione è che ci sarebbe stato un profondo decentramento. Ehi, ve li faccio vedere. Ciao, che c'è? Ti piace il bastone? No, bello che sei, ma quanto sono belli. Ciao. Dai, fatemi andare adesso, che devo andare. Capito? Ma che me lo porto a fare il bastone? Sono batuffoli questi, sono troppo buoni. Ciao Luca. Allora, ma perché sto facendo la live? Se no restavo a giocare con voi. E non posso restare perché devo andare. No, tanto sei cucciolo. Quindi dicevo, una decina d'anni fa, giù di lì, io raccontavo che ci sarebbe stato un grosso decentramento. Cioè le persone avrebbero abbandonato i grossi centri per andare a ripopolare le aree attualmente depresse. Moltissimi mi hanno riso in faccia all'epoca, molti lo fanno ancora, ma cresce, serpeggia in loro un certo imbarazzo, perché sta succedendo. Inutile nascondere che il Covid abbia dato una grossa accelerazione a tutto questo, con i costi che ha avuto il Covid, chiaramente. Però intanto non ho i numeri alla mano, ma sono convinto che ci sia stato un bel colpo inferto all'evasione, giacché tanti pagamenti sono transati in digitale adesso, tanti piccoli pagamenti, come diceva Totò, è la somma che fa il totale, e poi perché si è diffuso a macchia d'olio il telelavoro. Questa cosa, io lo dicevo in pandemia, per me era un passaggio importante, cioè la massificazione del telelavoro era fondamentale. Quando a me in pandemia mi chiedevano: senti, ma come ti stai trovando a lavorare da casa? E io rispondevo: ma guarda, i primi 15 anni tutto sommato bene, perché? Ora questa cosa sta capitando. Come sapete, se vi è capitato di vedere qualche mio video vecchio, se io faccio moltissima attenzione a questo tema perché mi sta veramente a cuore, cioè l'idea di parlare delle opportunità di starsene a casa, cioè se io, che sono abbastanza un deficiente,
riesco a fare SEO da Grotta Minarda in Irpinia e lavorare con aziende internazionali, talvolta interplanetarie, se riesco a fare questo rigorosamente in pigiama, sì, va bene, poi per fare le call, una magliettina sopra la metto, però lascia perdere adesso sto fatto. Se lo posso fare, allora tantissime aziende possono farlo, non tutte chiaramente, ma ci sono una enorme quantità di cose che si possono fare e che piano piano stanno entrando. Allora, ad Ariano Irpino il 20 settembre di quest'anno andrò a parlare di come salire su questo treno, di cosa c'è da fare. Chiaramente non è una roba tecnica, è una roba per chiunque stia cercando il mindset. Poi il mindset lo andiamo a riportare anche qui, perché faremo una call con Michele Senatore, Maria Chiara Marsella, ci sarà anche Giovanni Sacheli se non sbaglio. Sarà interessante parlare di mindset con Giovanni Sacheli, che è uno molto rigido su certe cose. Quindi la faremo qui, questa live del gruppo. Però intanto, per chi può passare, incontriamoci anche di persona, perché di persona è meglio, eh? Ciao Alessandro, ehi Alessandro. E quindi andiamo a fare un po' di chiacchiera su questo ventaglio di opportunità incredibile che è rimasto un po' da parte per alcuni. Il cambiamento è più veloce di quello che si crede. Molte agenzie di comunicazione, lo dicevo, sono ancora ferme a un'idea di content marketing basato su stesura, piano editoriale, traduzione in articoli, pubblicazione e attesa del risultato nei motori di ricerca, che è una roba che proprio non può più funzionare presa così. Content marketing in questo senso deve diventare un pezzetto di una strategia di visibilità più ampia. Quindi io di questo voglio parlare, voglio scendere più in dettaglio, voglio far vedere, almeno ci provo, alle aziende di qua, ma a tutti gli avventori, che diciamo c'è una storia magnifica da raccontare che riguarda un futuro, è il futuro da cui vengo io. Immaginate che io sia una specie di viaggiatore nel tempo e che abbia visto un attimo prima di tanti altri certe cose e ve le vengo a raccontare. Non è una verità che vale per tutti, è la mia, viene dal mio futuro. Chissà che questo mio futuro non possa essere lo stesso anche di tanti altri, eh? Attenzione, io non è che ho svoltato, io ho visto delle cose, le ho viste una decina d'anni fa. Ho provato a raccontarle incontrando enormi resistenze. Queste resistenze stanno piano piano venendo meno. Evviva, le persone stanno cominciando a capire. Poi te ne accorgi perché, mannaggia a loro, i prezzi delle case anche nei comuni decentrati stanno cominciando a crescere e ti accorgi di tante cose. Ma di tutto questo parleremo ad Ariano Irpino, 20 settembre, Castello Normanno, Digital Roots. Mi raccomando, cercatelo su Google. Io adesso da qualche parte pianterò anche un link per l'iscrizione. I posti sono pochissimi, l'evento è gratuito. I posti sono pochissimi, quindi nel momento in cui lo dico potrebbe essere già tutto chiuso. Io però ve l'ho detto lo stesso perché ci stava. Buongiorno a tutti, buon giovedì, buon lavoro e ciao.